Ciao Fabio, abbiamo eh, visto i convocati, c'è solo Fericioli. Eh, diciamo che l'emergenza è, è terminata, eh, però eh, c'è un'altra emergenza legata più alla classifica. Ecco. Eh, come, come sta il tuo Verona? Comunque, al di là delle convocazioni, no? Beh, intanto sì, Fericioli per l'attacco influenzale, il ragazzo veramente. Eh, non è un momento particolarmente felice poi il fatto di avere tutti a disposizione questo è forse quest'anno la prima volta e sono contento perché tutti hanno potuto lavorare è cresciuta la condizione di diversi giocatori che erano un po' indietro è chiaro che mh, dobbiamo pensare a fare punti <ride> e... L'aspetto psicologico mi piace della squadra perché ha lavorato con il piglio giusto e adesso con maggiore convinzione affrontiamo questa, questa trasferta. Certo, il Torino forse non è un avversario semplice, è chiaro, si dice, sono tutte difficili, però in questo momento una squadra comunque di, di qualità, a mio avviso, che arriva anche dopo questa sconfitta eh, nel derby, insomma, però il eh, calcio è bello perché non c'è nulla di sicuro, diciamo. però il Torino, ecco, dire, è una squadra tosta. Va bene, è una squadra che ha dei valori importanti e questo viene da una stagione in cui hanno fatto veramente un buon lavoro, l'allenatore ha lavorato molto bene, è una squadra che ha una propria identità, giocatori di un certo livello, ma ripeto questo lo dicevo anche in altre gare, nelle ultime gare abbiamo affrontato squadre comunque che nella stagione passata hanno fatto un campionato di vertice e noi dobbiamo affrontarla con il giusto pio, con la giusta voglia, con la giusta attenzione e la voglia di fare la nostra prestazione, di là poi di quello che abbiamo di fronte. Guardavi i dati, certo il calcio non è solo corsa, però è curioso vedere che in Serie A la squadra che corre di più è Chievo, quella che corre di meno è proprio il Torino. A tuo avviso cosa significa? Fanno girare più la palla? Beh, ehm, io credo poi siano momenti, no? adesso sei partite in questa prima parte, chi ha avuto un tipo di, di preparazione, chi ha fatto una preparazione in certo modo, bisogna valutare la condizione di alcuni giocatori che sono in indietro o più avanti. E questo è un dato è importante, però per il breve tempo è, eh, non dà, a mio avviso, grandissime indicazioni. Io vedo invece una squadra che ha... Eh, in tante partite l'ha risolta perché ha giocatori che anche in partite in cui stavano soffrendo le hanno risolte, eh, Belotti, Giaic, eh, con delle giocate di qualità e, e quindi tante volte riescono a sopperire anche eventualmente un, un momento eh, non di prestazione altissima con delle giocate individuali. individuali. Ci dai qualche indicazione sulla formazione? O... I giocatori, tanto ormai lo sapete come, come la penso, eh, ho tutti a disposizione, quindi tutti, li, tutti sono in migliori condizioni per poter partire dall'inizio. Eh, domenica abbiamo affrontato la Lazio veramente con eh, tutti al, al minimo, mi è piaciuto l'ingresso di lì e quindi abbiamo anche lui, l'ho potuto, la giusta personalità, il giusto approccio, quindi questo e verde che ha recuperato anche davanti, ho le diverse scelte, devo dire la verità, più che in alcuni ruoli ho ancora dei dubbi. Cerci, eh, Alessio ha anche stavente. lavorato la grandissima, devo dire la verità. Una gara non era un particolare, eh, è una gara particolare, è una gara mi rendo conto, dove insomma ha dei ricordi bellissimi perché ha fatto poi il Torino in una città, in un club che gli ha permesso poi di raggiungere livelli ancora più alti. E, la partita di domenica per lui era una ripresa, non era semplice. Io credo che Alessio possa darci veramente qualcosa domani. Buongiorno, mister. Ciao, buongiorno. È più importante in un momento come questo e per i risultati che devono arrivare non prendere gol, farne di più perché insomma da tutte e due le parti c'è qualcosa da aggiustare. Vabbè, ah c'è da aggiustare, assolutamente, questo è evidente. Io continuo a dire che bisogna pensare a fare gol questo è il, anche se può sembrare per quello che è però le partite in Serie A non vedo anche guardando altre gare dove si creano dieci occasioni dobbiamo essere bravi a sfruttare ehm, le occasioni che si presentano per cui l'obiettivo è quello chiaramente di provare a fare gol eh, perché in questo modo la squadra può, possa prendere consapevolezza forza di, eh, di poter offendere l'avversario Adesso è passata insomma da un punto di vista del calendario il momento delle grandi sfide dei grandi avversari. Il calendario sembra dire appunto, dice Torino nell'immediatezza, poi c'è la pausa, si respira un attimino, poi c'è Benevento, è un nuovo inizio tra virgolette, si comincia a ingranare no, no, adesso. No. Pensiamo a Torino, c'è una partita, pensiamo a questa e pensiamo a questa gara e al di là del valore dell'avversario dobbiamo pensare e dobbiamo essere concentrati su questo. Sarebbe un errore gravissimo. Pensare va bene, dopo la sosta inizia il campionato, no? E... Torino, poi vedremo Torino. Ciao mister. Ciao. E Torino, come dicevi tu, appunto ha qualità molto molto importanti, specie sul fronte d'attacco. io Ti chiedo, hai recuperato un giocatore importante come Casares? Secondo te Casares ti è più utile come esterno di difesa? o puoi anche vedere magari di metterlo come centrale ma Martin ha ricoperti tutti i ruoli quindi è importante averlo averlo recuperato nelle migliori condizioni e quindi di volta in volta valuterò come inserirlo in un contesto di squadra mi piace vederlo molto più da laterale e ti dicevo appunto questo perché se non sbaglio con l'Uruguay lui gioca molto anche come esterno di sinistra tu hai sopra ien su cui tu hai massima fiducia e ti chiedo appunto Samo come ha vissuto questa sostituzione dopo i primi 45 minuti appunto di domenica? Samo è un uomo straordinario e non ha bisogno di alcun tipo di, di intervento perché scelte quando ci sono scelte del genere non perché la colpa fossero dei due, dei due cambi e quando l'allenatore deve fare delle scelte in un momento così particolare la squadra è sotto di due gol fa delle valutazioni, ma con Samu, che è un uomo, ripeto, straordinario, oltre che un professionista importante, eh, riuscirà a, a superare questa situazione con, un, con la serenità che lo ha contraddistinto. Per trovare la via del gol, eh, tu immagino che stare cercando più e più soluzioni, una di queste potrebbe essere quella di mettere un giocatore, non voglio sapere ovviamente, chi è a fianco di Pazzini o chi per esso? Quindi magari cambiare un attimo il sistema di gioco in avanti. Beh, io credo che non... il secondo tempo contro la Lazio abbiamo giocato con quasi quattro attaccanti. Contro 2 4 è... bene o male. E... Io credo che a volte, sono convinto, già nel discorso facciamo l'anno scorso tante volte, è la mentalità, bisogna arrivarci con convinzione e deve essere una questione dell'intera squadra. Non inserendo due punti e tre punti si diventa più offensivi assolutamente bisogna continuare a mantenere l'equilibrio però avere la mentalità e la voglia di andare ad offendere l'avversario il secondo tempo abbiamo creato ancora meno rispetto al primo tempo quindi non, non, me, non credo che questa sia la, la soluzione di tutti i problemi e Parlando appunto sempre di Pazzini invece sta tornando il Pazzini che tu a inizio campionato non avevi trovato sta mh, migliorando sia dal punto di vista fisico che mentale il capitano? Ma pazzo sta mh, mantenendo la sua condizione eh, mi è piaciuto la, la partita contro la samp e con la lazio pure per quello che erano le nostre condizioni possibilità si è mosso bene sanno tutti bene e battuto questa è una battuta ma fino a un certo punto mi sta perché immagino insomma specie in società eh, non l'abbiano presa proprio bene questa notizia, ovvero il fatto di Michelangelo Albertazzi che adesso forzatamente sarà reintegrato in prima squadra. Volevo chiederti come valuti appunto tu Michelangelo Albertazzi e se hai parlato in merito con la società. La situazione molto chiara. Valutazioni tecniche non rientrava nel discorso tecnico perché veniva da un anno in cui era infortunato, non potevamo permetterci di recuperarlo perché non rientrava dal punto di vista tecnico. So che la società gli ha proposto diverse situazioni, anche le nuove di contratto e altre occasioni per poter ehm, trovare una soluzione. Non è stato trovato e è tutto qua. Io faccio valutazioni tecniche e continuo a farle. Quindi verrà reintegrato, punto stop? Chiaramente viene da quasi 20 mesi, 20 no, ma eh, 15 mesi di, di inattività. Un giocatore che è comunque rimasto a Verona e doveva anche lui negli ultimi giorni di mercato poteva cambiare maglia è Cherubin. Tu su Cherubin ci stai puntando? È un giocatore che Guarda, potrà anche Nicolò, Anche Niccolò sta avendo una situazione particolare. Mi dispiace per il ragazzo, ha una difficoltà e deve recuperare dall'infortunio. Quindi non credo che in questo momento. E possa essere un, una soluzione ai nostri problemi perché deve risolvere prima il suo problema. No, perché c'era stato detto che Cherubin piuttosto che Gomez potevano essere i giocatori, i nuovi acquisti del Verona, invece in realtà. Gomez? Gomez prima dell'accaduto, ah. ovviamente. Ah, Torniamo, eh, è a... datata la cosa, Va però vabbè. appunto sono dei giocatori che sono rimasti a Verona. e che quindi... ah, Ma Nicolò perché si è allenato con noi? Abbiamo avuto il momento che poteva. Eh, sta, Sembrava che stesse riprendendo e adesso un po deve risolvere la sua situazione perché il suo problema è, persiste. Ultime due battute, mister. E... Ieri ha parlato uh, Franco Zuccolini, un giocatore che insomma, anche lui purtroppo è infortunato, però pare che sia ormai prossimo al pieno recupero. Ti chiedo quindi come sta appunto Franco e quanto tu punti sul suo recupero. Beh, lui è diverso la condizione rispetto a Niccolò Cherubin perché già, è, anche se è indietro, Franco è indietro, però averlo dentro lo spogliatoio, averlo in campo per noi è un... Valore aggiunto per il suo modo di essere, per il suo modo di trasmettere eh, passione, forza, agonismo, e quindi è molto caratterizzante in questo. E mi auguro di averlo quanto prima. Chiaramente, più lavora, poi può essere anche in campo da poterlo utilizzare perché l'abbiamo visto l'anno scorso: nel momento in cui la squadra stava perdendo un po', è un momento di flessione, è stato determinante per dare la spinta. Ieri ho parlato con due grandissimi ex gialloblu, Osvaldo Bagnoli e Sergio Maddè che ti hanno preceduto sulla panchina del Verona peraltro, e entrambi confidano molto nel tuo operato e Maddè ha detto perfino che gli sei anche molto simpatico e che c'è ancora tantissimo tempo per recuperare ovviamente un avvio di campionato che lo ammetti anche tu, l'hai già messo più volte, insomma difficile perché lo dimostra appunto la classifica. Ecco, quanto, eh, quanto ti gratificano le parole di due grandi ex gialloblu come appunto Bagnoli e Maddè. E invece tu cosa pensi di quanto hai letto e sentito in questi giorni? Perché so che tu leggi e ascolti giustamente tutto. No, no mi fa piacere, ma la tengo stretto in un, in un fiume che va in un senso, avere qualcuno che si mette fuori e, e dice queste parole mi, mi fa piacere. E poi dette chiaramente anche da due esperti, due tecnici di un certo valore, quindi la cosa mi, mi, mi dà ancora entusiasmo. E noi dobbiamo, io per quello che è il mio lavoro continuo a dire, dobbiamo continuare a lavorare, insistere, insistere sulle cose giorno dopo giorno e il, i conti si fanno sempre alla fine. Chiaro la situazione in questo momento può essere considerata mh, o viene considerata in maniera disastrata, ma io continuo a vedere e a avere fiducia nel gruppo, nel lavoro e per come lavorano i ragazzi è il momento di, di raccogliere qualcosa perché, perché li vedo in forte crescita ai tifosi cosa ti senti di dire? domani saranno comunque numerosi a Torino nonostante questo momento non felice della tua squadra ennesima dimostrazione, attaccamento alla maglia e loro chiedono, come ben sai, il massimo impegno ok perdere, ma perdere con dignità il messaggio che tu vuoi lanciare a loro? no, io faccio, faccio fatica da pensare che una sconfitta, sì, perdere ci sta, io penso a fare i risultati, noi dobbiamo fare i risultati, è diverso, perché contro il Napoli abbiamo perso con dignità, però poi alla fine zero punti in classifica, se poi vogliamo dargli un, un, un aggettivo, perde in dignità, noi invece dobbiamo ripagarli con le prestazioni, ma le prestazioni vengono accompagnate dal risultato, Questo chiedo scusa ma siamo eh, qua eh, in autostrada e... ci dai la formazione? mai ma come questa volta dubbi ancora io tante volte potevo bleffare e ve lo dico con, uh, con estrema sincerità per cui, perché ho visto diversi giocatori nelle migliori condizioni anzi quasi tutti anche quelli che stanno recuperando dall'infortunio quindi voglio, voglio pensare bene per affrontare la gara, ma al di là di chi scendere in campo, voglio un Merona, un Merona con il piglio giusto. Serve più coraggio, sei d'accordo? L'avevi detto anche dopo la partita, l'ultima gara di campionato. Probabilmente anche nell'andare nell nell nell'area nell avversaria, come è capitato con la Sandoria ad esempio. Sì, con la Sandoria c'è stato il giusto coraggio, forse ci è mancato un pizzico di convinzione, anche un pizzico di fortuna, perché abbiamo creato diverse situazioni. E io voglio maggiore entusiasmo da parte dei miei, maggiore voglia di affrontare le gare e dimostrare il, ognuno di loro il meglio, il proprio valore. È la la crescita passa da questo, da maggiore entusiasmo e la voglia di dimostrare il proprio valore, che in questo momento è al di sotto delle nostre possibilità di tutti, eh, chiaramente io su di tutti. Ok? Uh!